La showgirl e agente Wanda Nara ha denunciato il calciatore Mauro Icardi per violenza di genere e furto di $70,000, scatenando una guerra mediatica tra i due. Icardi, però, ha respinto le accuse, definendole esagerate e sostenendo di non aver usato alcuna forma di violenza nei confronti della moglie. Le tensioni tra i due sono emerse anche per la questione riguardante le figlie Isabella e Francesca. Mentre Wanda vorrebbe trasferirle definitivamente in Argentina, Icardi preferirebbe tenerle con sé in Europa. Inoltre, la relazione della showgirl con il rapper Elegante sarebbe un altro motivo di conflitto tra la coppia. Dopo la denuncia presentata da Nara, Icardi è stato notificato delle accuse e dovrà presentarsi al Tribunale Civile numero 106 di Buenos Aires per rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti. La situazione si è fatta sempre più tesa tra i due, con entrambi che cercano di difendere le proprie posizioni di fronte all'opinione pubblica. La vicenda ha suscitato grande interesse mediatico, con i dettagli della denuncia e delle dichiarazioni di Icardi che continuano a tenere banco sui principali programmi televisivi argentini. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se i due riusciranno a trovare un punto di incontro.